È una ferita aperta, il racconto di una delle pagine più tristi della storia della città di Salerno, la morte di Carlo Falvella, giovane esponente della destra salernitana ucciso in pieno centro dall'anarchico Giovanni Marini. Fu una delle molte morti provocate in quegli anni in Italia dalle violenze alimentate dalle contrapposizioni politiche. Salerno non ha mai dimenticato Carlo Falvella, lo ricorda ogni anno commemorandolo sul luogo del tragico delitto in Via Velia, dove c'è un monumento mal tenuto ed ignorato dai giovani di oggi, e con incontri e dibattiti che devono rappresentare un monito per le nuove generazioni. A Palazzo di Città sono state ricordate le tante vittime di quegli anni, 70 ed inizio 80, di sinistra e di destra. A partecipare all'incontro dibattito, moderato dal giornalista Edoardo Scotti, nel ricordo di Carlo Falvella, anche alcuni familiari di chi non c'è più tra questi: Giuseppe Giacumbi, figlio del magistrato Nicola Giacumbi, assassinato nel 1980 nell'androne del palazzo dove viveva, a pochi metri dall'allora tribunale di Salerno, e Maria Antonietta Giuliano, vedova dell'agente Mario De Marco, ucciso nel 1982 nella strage di Salerno. Tra gli interventi anche quello del senatore Maurizio Gasparri. Io vivo sempre con grande partecipazione a momenti di questa natura, perché veda, quando hanno mostrato le foto di Carlo Falvella, che non ho avuto modo di conoscere, nel 72 avevo 15 anni, e di tanti altri caduti, io 9 di quei ragazzi li ho conosciuti, quelli di Roma, e quindi per me parlare di questi anni non è soltanto una reminiscenza, una visita nel passato, come mi può capitare se si parla della Prima Guerra Mondiale o del Risorgimento o del Rinascimento. Per me è un pezzo anche di vita che ho vissuto, e allora è giusto ricordare, farlo in un clima anche di pacificazione, che per i familiari è un atto anche di coraggio, perché ovviamente hanno sulle loro carni la sofferenza, la memoria diretta di quella violenza che ci fu da parte della destra, da parte della sinistra. Però non posso, da militante ed esponente della destra, poi del centrodestra, non ricordare il fatto che da sinistra, quando ci furono degli omicidi come quello di Carlo Falvella, non solo non ci fu una condanna chiara, netta di quegli episodi, ma molti settori della sinistra sostennero i responsabili di quegli omicidi. L'anarchico, l'estremista Marini, fu sostenuto dal Soccorso Rosso, da Dario Fo, che poi ha avuto il Nobel per la letteratura. Sosteneva un assassino. E allora bisogna anche raccontare quel clima che accompagnava questo orrore. Poi bisogna certamente guardare non solo con pietà i caduti e con vicinanza alle famiglie che poi hanno vissuto vite complicate, perché poi spesso alla tragedia si sono aggiunte tante sofferenze, discriminazioni, non solo la sofferenza per la perdita ma tanti altri disagi. Però ricordare anche quel clima, si potrebbe dire, ma anche gli altri hanno fatto. Per carità, ci saranno stati errori di tanti, di tutti, ovviamente in primo luogo gli errori di chi ha ucciso, inneggiasse all'estrema destra o si dichiarasse di sinistra.